Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scegli Tarocchi. In questo video vedremo quello che vi succederà nell'anno 2021 in diversi settori. Innanzitutto in quello dell'amore, poi vedremo il lavoro, la salute e la spiritualità, quindi metterò davvero tantissime carte. Potete scegliere secondo la vostra intuizione uno di questi gruppi. A partire da sinistra abbiamo il gruppo numero 1 con la calcite blu, gruppo numero 2 con il quarzo chiaro, gruppo numero 3 con l'ametista. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Se sentite che non risuonano, non incastrate per forza le situazioni. Vi voglio ricordare che io non faccio consulti privati. Iniziamo dal gruppo numero 1. Allora, per tutti quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, vediamo innanzitutto quali sono gli oracoli per voi che riguardano l'amore nell'anno 2021. Allora, il primo messaggio è non essere in un'energia di bisogno. Poi abbiamo la carta che dice prendersi cura di sé e la carta che dice ci vuole tempo. Quindi questo significa che voi dovete prendervi cura di voi durante l'anno 2021 perché questo in qualche modo avrà un condizionamento nella vostra sfera sentimentale. Più voi vi volete bene, vi prendete cura di voi stessi, mettete voi stessi come priorità e più questo rifletterà un'energia che è positiva, perché attirerete persone che sapranno apprezzarvi di più. Quindi non dovete essere un'energia di bisogno né di attaccamento nei confronti di nessuno, dovete prendervi cura di voi stessi. La carta che dice ci vuole tempo sta ad indicare che non è una cosa che si svolge nell'immediato, deve diventare una pratica praticamente quotidiana. Vediamo invece nel settore del lavoro. Nel settore del lavoro abbiamo la carta che dice ci sarà un nuovo inizio, giusta direzione e senza dubbio. Quindi senza dubbio ci sarà un nuovo inizio che vi porterà nella giusta direzione in ambito lavorativo, quindi questo significa che ci saranno buone notizie per voi. Alcuni di voi potrebbero iniziare un nuovo lavoro, un nuovo progetto, fare qualcosa di diverso. Questo vi porterà ad essere sulla giusta direzione. Vediamo invece per quanto riguarda la salute. Abbiamo la carta che dice la forza la puoi trovare solo dentro di te, rinascita primavera e sì, se ci credi. Questo significa che dovete essere un'energia che è più positiva, specialmente se di recente avete sperimentato delle difficoltà per quanto riguarda la salute, dovete credere che ci sia un miglioramento perché la rinascita c'è, si vede, quindi questo significa che qualsiasi difficoltà voi abbiate sperimentato ci sarà un miglioramento nell'anno del 2021, però la forza di crederci, la forza di essere più positivi sta dentro di voi, la dovete trovare dentro di voi, quindi non ascoltate notizie che magari sono sempre negative, oppure persone che sono negative, che parlano sempre di cose che sono pesanti, insomma cercate di circondarvi di un'energia che è più positiva. Poi vediamo, questo è per il settore della spiritualità, devi avere delle difese sane, ascensione e fidati delle tue sensazioni. Questo significa che quest'anno voi salirete di livello. Avrete un'elevazione da un punto di vista spirituale, però per fare questo, innanzitutto dovete avere delle difese sane nei confronti di determinate persone, quindi cercate di alzare le vostre difese, di non voler per forza compiacere gli altri, di rispettare la vostra autenticità, di farvi rispettare, di riconoscere il vostro valore e vi dovete anche fidare delle vostre sensazioni, quindi cercate di essere più a contatto con la vostra intuizione perché quella è ciò che vi guida nel vostro percorso di crescita spirituale. Adesso vediamo con i tarocchi quello che succederà settore per settore, metterò almeno 5 carte per ogni settore. Quindi iniziamo da quello dell'amore. Che cos'è che accadrà nel 2021 in amore a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1? Cosa accadrà in amore? Quali saranno gli eventi più importanti in amore per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1? Quali saranno gli eventi più importanti in amore? Allora, c'è la carta dell'asso di spade. Quali saranno gli eventi più importanti in amore? C'è la carta del cavaliere di coppe, quali saranno gli eventi più importanti in amore per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1. Poi c'è la carta del lotto di coppe, quali saranno gli eventi più importanti in amore. C'è la carta del sole, quali
Quali saranno gli eventi più importanti in amore per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1? Quali saranno gli eventi più importanti in amore? Ok, avete altre due carte, quella del Re di Coppe e la carta del 9 di Coppe. Fondo del mazzo c'è la carta del carro. Quindi... Allora, per quanto riguarda l'amore, io vedo che durante quest'anno riuscirete ad arrivare a maggiori realizzazioni ed illuminazioni. Capirete che dovete seguire il vostro cuore, perché il vostro cuore vi saprà guidare verso la felicità, verso la soddisfazione a livello emotivo, che vedo che arriverà per voi. Ci sarà gioia, ci saranno desideri che si realizzeranno in ambito sentimentale, in ambito relazionale. Vedo tante emozioni che sono coinvolte. Questo però comporta in alcuni casi un distacco oppure un allontanamento da una data situazione. Quindi se voi siete single, voi vi dovete muovere. Vi dovete lasciare alle spalle delle situazioni che vi portano soltanto ad essere un'energia di stagnazione e vi dovete mettere in cammino per andare verso la vostra felicità. Lo stesso accade se siete nell'ambito di rapporti che sono molto instabili, ad esempio siete separati, siete in attesa di un ex che ritorni. Il consiglio che vi do è di muovervi in avanti, di andare verso la luce, esattamente come vedete nella progressione delle carte. Se voi siete nell'ambito di una relazione che è stabile, quello che vedo è che nell'ambito della stessa coppia ci potranno essere delle trasformazioni. Ci sarà da parte vostra il bisogno quest'anno di esprimere di più i vostri bisogni, quindi maggiore coraggio e maggiore determinazione nel tirare fuori quello che avete dentro. Quindi magari vi potreste trovare più volte a dire alla persona con la quale siete in relazione che avete bisogno di fare determinate cose oppure di prendervi maggiormente cura di voi, di dare priorità alle vostre cose personali, ai vostri spazi. Quindi vi vedo molto coraggiosi in questo senso qui, vi vedo molto determinati quest'anno a prendervi maggiore cura di voi stessi e a non essere un'energia di attaccamento oppure di bisogno nei confronti degli altri. Però, ripeto, come ho detto prima, ci vuole tempo, quindi non è una cosa che avviene nell'immediato, però vi vedo andare verso quella direzione. E vedo grande soddisfazione in arrivo per voi, grandi emozioni ed una persona che sembra essere molto sensibile e a contatto con la propria parte emotiva. Quindi questo è molto positivo. Per alcuni vedo anche il possibile ritorno di una persona dal passato, però se questo dovesse essere il caso, io vi vedo allontanare da questa persona per andare verso uno spazio migliore. Magari vi potreste rendere conto che quella persona vi vuole semplicemente tirare nella sua rete e ripetere degli schemi oppure dei cicli. Quindi io vedo una realizzazione che voi avrete in questo senso di un allontanamento perché volete andare verso la felicità. Le persone che faranno quel passo lì vedo che andranno effettivamente dall'8 al 9 di coppe. Quindi andranno verso una soddisfazione a livello emotivo, quella sarà praticamente la scelta giusta. Quindi dal punto di vista sentimentale io vedo buone notizie in arrivo per voi, ma ci vuole coraggio, ci vuole movimento, dovete esprimere di più i vostri bisogni, dovete seguire il vostro cuore durante quest'anno e soprattutto dovete cercare di darvi molta importanza e mettervi come priorità. Anche se siete nell'ambito di rapporti, non è quello l'importante, cercate di farvi valere sempre. Adesso invece vediamo nell'ambito lavorativo che cosa accadrà a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1 nel lavoro nell'anno 2021. Cosa accadrà nell'ambito lavorativo? Cosa accadrà nell'ambito lavorativo a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1? Nell'anno 2021, cosa accadrà nel lavoro a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1? Cosa accadrà nel lavoro a quelli che hanno scelto il gruppo numero... Ok, c'è la carta dell'asso di bastoni. Cosa accadrà nell'ambito lavorativo a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1? C'è la carta del 3 di coppe. Cosa accadrà nel lavoro? C'è la carta del 2 di bastoni. Cosa accadrà nel lavoro a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1 nel 2021? Che novità ci saranno nel lavoro?
Poi c'è la carta dell'otto di spade, un'altra carta nel settore lavorativo, cosa accadrà a quelli che hanno scelto il gruppo numero uno, e c'è la carta della temperanza, a fondo del mazzo c'è la carta della giustizia, quindi c'è una situazione che deve essere riequilibrata quest'anno nell'ambito lavorativo. Vedo che avrete giustizia alla fine, serve anche equilibrio da parte vostra in alcune circostanze, molta diplomazia quando avete a che fare con altre persone, specialmente nell'ambito lavorativo. Vedo che voi potreste essere soggetti a pensieri oppure credenze limitanti che dovete superare. Perché avete delle idee brillanti in mente, le volete mettere in pratica, però poi potreste avere delle insicurezze al riguardo, quindi è necessario ritrovare appunto un vostro equilibrio in tal senso. Abbiamo visto la carta dell'oracolo che diceva ci sarà un nuovo inizio, in effetti è uscita la carta dell'asso di bastoni, quindi questo significa nuove opportunità da cogliere, opportunità che accendono le vostre passioni. Nuovi lavori, nuovi progetti, qualcosa di nuovo che si sta per verificare che vi porterà gioia, felicità. Con il 3 di coppe vedo che ci potrebbero essere delle celebrazioni in relazione al vostro lavoro oppure alla vostra carriera. Alcuni di voi potrebbero ricevere ad esempio una promozione oppure delle notizie che sono molto positive. Insomma, vedo che ci sarà da festeggiare con qualcuno, ci saranno anche dei buoni rapporti con le persone con le quali avrete a che fare al lavoro. Con i due di bastoni vedo che a un certo punto vi troverete di fronte a due possibili percorsi che potete prendere. Alcuni di voi potrebbero essere indecisi tra due lavori oppure potrebbero essere indecisi se fare una scelta oppure meno nell'ambito del proprio lavoro. Si può trattare di progetti, poi ovviamente i casi dipendono per ciascuno di voi, però a un certo punto vi vedo essere intenti a pianificare un qualcosa, a dover fare delle scelte. Il problema è che con l'otto di spade vi sentite come se non aveste molta libertà di azione, come se ci fosse praticamente una sorta di trappola. Alcuni di voi quindi penseranno di non potersi muovere nel contesto lavorativo. Il fatto che ci sia la temperanza è positivo perché questa carta praticamente vi dice che con la pazienza e con la persistenza voi potete raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo, quindi non dovete avere paura, non dovete avere delle insicurezze che invece vedo con la carta dell'otto di spade. La temperanza sta anche ad indicare che dovete cercare di mantenere un giusto equilibrio in relazione al denaro. Quindi cercate di non spendere troppo, di essere abbastanza moderati per quanto riguarda le spese. La carta della giustizia che abbiamo visto sul fondo del mazzo sta ad indicare che voi dovete trovare un giusto equilibrio tra vita professionale e vita privata, nel senso che non dovete lavorare troppo a discapito della vostra vita personale, insomma, cercate di trovare un giusto equilibrio. Per prendervi anche cura di voi stessi. Se siete coinvolti in casi giudiziari, vedo che la giustizia sarà a vostro favore durante quest'anno. Da un punto di vista del denaro, vedo che ci saranno buone notizie in arrivo per voi nel complesso durante quest'anno. Ci sarà un momento in cui vi sentirete vincolati oppure limitati, nel senso che sentite di non poter spendere troppo. E quello sarà il momento di entrare maggiormente in uno spirito di moderazione e di equilibrio. Quindi quello significa che dovete cercare di bilanciare bene le vostre entrate, le vostre spese. In quel modo praticamente vi troverete sul giusto percorso. Quindi cercate di mantenere un atteggiamento che è sempre ben equilibrato. Però nel complesso dal punto di vista lavorativo e finanziario vedo che ci saranno buone notizie in arrivo per voi. Come vi ho detto, siete sulla giusta direzione e ci sarà senza dubbio un nuovo inizio. Vediamo da un punto di vista della salute cosa accadrà a quelli del gruppo numero 1 in salute nell'anno 2021, quindi quali novità ci saranno nel settore della salute per quelli che hanno scelto, che c'è la carta del mago, quali novità ci sono dal punto di vista della salute per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, c'è la carta della luna, quali novità ci sono in salute per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1. In ambito della salute c'è la carta dell'imperatore, tre arcani maggiori. Cosa accadrà a livello di salute per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1 nell'anno 2021? Quali novità ci sono per quanto riguarda la salute? C'è la carta dell'appeso, quindi un altro arcano maggiore.
quali novità ci sono in salute. E poi c'è la carta del 5 di bastoni. Fondo del mazzo c'è la carta del 5 di coppe. Allora, innanzitutto con la carta del mago vedo diverse cose. Se ci sono stati dei problemi di salute di recente, vedo che ci sarà un miglioramento, specialmente se fate affidamento a delle terapie che sono alternative, quindi non quelle ordinarie. Però un'altra cosa che vedo con la carta del mago è il fatto che siete voi stessi molte volte a manifestare delle paure o delle ansie, oppure ancora delle preoccupazioni di ammalarvi in alcuni casi. Ecco perché poi c'è la carta dell'oracolo che dice sì, se ci credi c'è la rinascita, c'è una salute che è migliore, la forza la puoi trovare dentro di te, perché magari molte volte voi vi fate condizionare da notizie che sono negative, oppure da persone che sono sempre pessimiste o cose del genere, oppure siete voi stessi che lo fate nei vostri confronti e quindi quello che succede è che manifestate queste paure e queste preoccupazioni anche a livello di salute. La carta della luna indica che voi avete un'ansia che è legata a qualcosa. Se avete paura di avere determinate malattie, andate a farvi dei controlli, perché almeno così la vostra ansia praticamente vi passa. Un'altra cosa è che la carta della luna, quando si applica al contesto della salute, potrebbe riguardare dei dolori che riguardano il ciclo mestruale, quindi cercate di fare attenzione a questo se avete questi problemi, oppure potreste avere una sorta di sbilanciamento e disequilibrio a livello ormonale. Però penso che molte di queste cose sono relative a voi stessi, nel senso che ve le autocreate, ve le automanifestate perché magari siete preoccupati, oppure perché avete determinate credenze che poi si manifestano ovviamente anche a livello fisico. Con la carta dell'imperatore vedo che voi non dovete essere troppo duri con voi stessi per quanto riguarda la salute, quindi questo significa che dovete cercare di essere più gentili nei vostri stessi confronti, dovete cercare di non fare degli esercizi fisici che sono particolarmente stressanti, pesanti per voi, oppure che sono troppo duri. Insomma, cercate di avere uno stile di vita che vi dia maggiore calma e maggiore armonia, perché questo poi ovviamente condizionerà la vostra salute. La carta dell'appeso sta ad indicare che voi dovete vedere le cose da prospettive che sono diverse, quindi mi ricollego a quello che ho detto prima. Alcuni di voi potrebbero essere eccessivamente negativi oppure duri nei confronti di loro stessi. Cercate di vedere le cose da una prospettiva che è diversa. Se state sperimentando dei problemi di salute, questa carta praticamente vi invita a considerare delle terapie che sono alternative, dei trattamenti che sono diversi, quindi di non focalizzarvi esclusivamente su una cosa in maniera testarda, ma di esplorare più opzioni possibili. Il 5 di bastoni sta ad indicare che voi sarete un'energia che comunque è combattiva, quindi sì, dal punto di vista della salute magari vi preoccupate tanto, siete duri con voi stessi, dovete vedere le cose da una prospettiva magari che è diversa e più positiva, però vedo da parte vostra anche molta combattività. Se voi state affrontando delle malattie, vedo che quindi sarete combattivi e riuscirete con successo a superare i problemi che avete. In altri casi, invece, se state bene, vedo che comunque c'è questa energia molto forte, molto potente che voi avete, che riuscirà a superare le vostre paure oppure le vostre ansie. Ecco perché c'è la carta che dice la forza la puoi trovare solo dentro di te. Il 5 di coppe che abbiamo visto sul fondo del mazzo vi mette in guardia a non focalizzarvi troppo su degli aspetti che sono negativi, ma a guardare più che altro il lato positivo di ogni situazione. Per cui, se voi vi focalizzate sulle vostre ansie, paure o preoccupazioni, oppure succede qualcosa che vi fa male dal punto di vista emotivo, questo poi si rifletterà anche sul piano della salute. Quindi cercate di fare attenzione in quel senso lì. Per quanto riguarda invece l'ambito della spiritualità, che cosa accadrà a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1 nel 2021? Nell'ambito della spiritualità, cosa accadrà nell'ambito della spiritualità? C'è la carta del 6 di coppe, scusate, del 6 di denari al contrario. Cosa accadrà nell'ambito della spiritualità?
Poi c'è la carta del 9 di denari, cosa accadrà nell'ambito della spiritualità a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, cosa accadrà nell'ambito della spiritualità nel 2021 a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, c'è la carta dell'8 di bastoni, cosa accadrà nell'ambito della spiritualità a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, poi c'è la carta del diavolo. Cosa accadrà nell'ambito della spiritualità a quelli che hanno scelto il gruppo numero 1? Poi c'è la carta del 6 di coppe e la carta del 5 di spade. Fondo del mazzo c'è la carta dell'asso di coppe. Allora, innanzitutto con la carta del 6 di denaro al contrario, vedo che molti di voi si trovano ad essere un'energia di compiacimento nei confronti degli altri, nel senso che voi magari siete eccessivamente generosi nei confronti delle persone. Tendete più a dare piuttosto che a ricevere. Ecco perché c'è la carta che dice dovete avere delle difese sane e questa è una delle vostre lezioni nell'anno 2021 ed è quella che vi porterà ad un'ascensione. Cercate di fidarvi delle vostre sensazioni quando avete a che fare con gli altri e sentite che c'è una mancanza di equilibrio nell'ambito del rapporto perché appunto siete voi quelli che danno di più rispetto a quello che ricevono. Con la carta del 9 di denari però vedo che ci sarà un miglioramento in tal senso. Quindi se voi avete fatto degli sforzi per proseguire lungo il vostro percorso spirituale, avrete una ricompensa in tal senso, avrete maggiore sicurezza in voi stessi e sarete un'energia di maggiore indipendenza. Con l'8 di bastoni in posizione retta vedo che ci sarà un progresso molto veloce, un avanzamento che voi farete dal punto di vista spirituale. E questo magari accadrà nel momento in cui riuscirete a capire che dovete appunto avere delle difese sane, che dovete cercare di trovare sempre un giusto equilibrio nell'ambito delle situazioni, che dovete mettere spesse volte voi stessi al primo posto, ecco anche perché c'è la carta del 9 di denari, perché è appunto una carta che parla di un'autonomia, parla anche di una persona che fondamentalmente sta bene da sola. Quindi voi dovete cercare praticamente di concentrarvi maggiormente su di voi, di prendervi maggiormente cura di voi e questo poi accelererà il vostro progresso, specialmente dal punto di vista spirituale. Quindi io vedo che ci sarà praticamente un progresso, però ci sarà un punto durante quest'anno in cui ci potrebbe essere una pausa in tal senso, perché c'è la carta del diavolo e la carta del diavolo sta ad indicare che arriverà un momento nel quale durante quest'anno voi potreste prestare più attenzione al materialismo, a tutto ciò che è materiale, piuttosto a ciò che è spirituale. Quindi dopo il progresso che voi avete fatto, dopo questa corsa oppure questa crescita a livello spirituale, vedo la possibilità di una sorta di pausa oppure di un'energia che praticamente cerca di tirarvi a sé, quindi di convincervi magari ad allontanarvi. Quindi attenzione a quel tipo di energia che spesse volte potrebbe essere rappresentata ad esempio da cose materiali, quindi voi siete attratti da cose materiali, vi allontanate dalla spiritualità, potrebbe essere anche rappresentata da persone che sono di energia bassa e che cercano di attrarvi a loro. Oppure persone che hanno un'energia appunto che è negativa e in qualche modo vi influenzano in tal senso. Quindi cercate di allontanarvi da quel tipo di energia. Con la carta del 6 di coppe vedo la possibilità di alcune situazioni del passato riemergere. Si può trattare ad esempio di traumi infantili in alcuni casi che possono riemergere, ma questi praticamente vi aiuteranno ad allinearvi sul vostro percorso ed è necessario ovviamente andarli ad affrontare. Però questa carta potrebbe anche indicare che voi potreste scoprire dei rituali oppure delle tradizioni della vostra infanzia ed integrarli nella vostra pratica spirituale. Quindi, ad esempio, ci possono essere delle tradizioni particolari in ambito familiare, che riguardano la religione oppure riguardano la spiritualità e vi vedo seguire praticamente quel percorso durante quest'anno. La carta del 5 di spade sta ad indicare che le sfide che voi affronterete saranno praticamente superate e questo vi darà saggezza, vi darà forza. Inoltre, questa è una carta che indica dei cambiamenti, quindi vi potreste trovare durante quest'anno a seguire dei percorsi spirituali che possono essere anche diversi o comunque a fare delle trasformazioni in tal senso. La carta dell'asso di coppe sta ad indicare che voi aprirete di più il vostro cuore e quindi questo significa che sarete più ricettivi ai segni che riceverete dall'universo. Inoltre vi sentirete in una
connessione più profonda con gli spiriti. Inoltre potreste scoprire di avere dei doni spirituali e delle abilità psichiche. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 1 e adesso passo al gruppo numero 2. Per tutti quelli che hanno scelto il gruppo numero 2, iniziamo innanzitutto a vedere che cos'è che accadrà in amore, quindi quali sono i vostri messaggi per voi con gli oracoli. Allora, il primo è: vi siete incontrati già in altre vite, quindi questo significa che quest'anno voi avrete a che fare con una persona con la quale c'è un rapporto che è molto forte, perché vi siete già incontrati in altre vite, come se voi già vi conosceste da sempre. Poi c'è la carta di amore reciproco, quindi sperimenterete un amore reciproco con questa persona durante quest'anno. E poi è destino, quindi è destino che voi vi incontriate con questa persona. Quindi se voi siete single, vi dico che incontrerete qualcuno con il quale ci sarà un amore reciproco, vi siete già incontrati in altre vite, quindi c'è una sensazione di conoscersi in maniera molto profonda. C'è la sensazione di stare bene l'uno con l'altra ed è destino, quindi è destino che voi vi incontriate. Lo stesso accade se voi siete in relazioni che non sono molto stabili, qualora ci dovesse essere una chiusura, potreste incontrare qualcuno con cui sperimenterete questa sensazione molto positiva di amore reciproco. Se voi siete invece già in rapporti che sono stabili, è semplicemente una conferma. Quindi magari quella persona con la quale voi state, innanzitutto è destino che ci sia la relazione, poi in secondo luogo vi siete incontrati in altre vite. Vediamo invece per quanto riguarda il lavoro. Il primo messaggio è: l'unica persona che devi compiacere sei tu. Poi c'è la carta di 3333, numero degli angeli, che sta ad indicare che dovete trovare un equilibrio tra la mente, il corpo e lo spirito. Quindi questo significa che a livello lavorativo voi dovete ritrovare il vostro equilibrio e non dovete cercare di compiacere per forza gli altri con i quali avete a che fare quando lavorate. Quindi significa di mettere le vostre esigenze, i vostri bisogni al primo posto, specialmente se molto spesso vi trovate a compromettere i vostri bisogni per favorire quelli degli altri. Poi c'è la carta che dice: è certo. Quindi è certo che voi dovete compiacere prima di tutto voi stessi e che dovete ritrovare il vostro equilibrio. Non abbiate dubbi al riguardo, perché magari alcuni di voi pensano che invece sia giusto favorire i bisogni degli altri, quando in realtà dovete avere certezza che la persona che dovete compiacere siete innanzitutto voi. Per quanto invece riguarda la salute, abbiamo: rispetta la tua autenticità, lezione karmica e aspetta. Quindi questo significa che voi avrete a che fare con delle situazioni che sono collegate a lezioni karmiche che concernono la vostra autenticità e che si riflettono sulla vostra salute. Mi ricollego al discorso che ho detto prima, perché qui c'è un collegamento molto chiaro. Voi potreste essere delle persone che tendono a dare molto anziché ricevere, persone che magari cercano di essere molto generose con gli altri oppure tendono a compiacere gli altri, però così facendo non rispettano la propria autenticità. Perché magari molte volte voi vorreste, non lo so, arrabbiarvi con qualcuno oppure non averci più a che fare, però per una questione di correttezza oppure di gentilezza, insomma, voi andate contro il vostro sentire, andate contro quella sensazione di fastidio che provate, quindi non ascoltate i vostri stessi bisogni. Questo ha a che fare con una lezione karmica. Alcuni di voi potrebbero avere problemi, ad esempio, di tosse oppure mal di gola. Questo succede quando non si esprime la propria verità, quando si tende a non parlare oppure a tenersi le cose per sé, a non dire la verità. E quindi poi crea un problema nella zona del chakra della gola. La carta che dice aspetta sta ad indicare che molte volte voi tendete a compiacere gli altri all'istante, invece dovete aspettare e vi dovete chiedere se questo è quello che voi veramente volete fare. Per quanto invece riguarda la spiritualità, il primo messaggio è: dentro di te sai quello che devi fare. Poi c'è la carta di 11:11, risveglio spirituale, manifestazioni veloci. E poi c'è la carta che dice: serve allineamento.
Quindi questo significa che a livello spirituale durante quest'anno ci sarà un risveglio che sarà particolarmente importante, potreste vedere spesso il numero 1111. La carta dell'1111 sta anche ad indicare delle manifestazioni che sono più veloci, quindi questo significa che quando voi pensate oppure provate un qualcosa, più velocemente manifesterete ciò che entra in risonanza con lo stesso a livello di vibrazione. La carta che dice serve allineamento sta ad indicare che se voi volete manifestare qualcosa di specifico, vi dovete sapere allineare al vostro obiettivo attraverso pensieri, emozioni ed azioni. E dentro di voi avete le risposte, avete tutti gli strumenti per poterlo fare e sapete quello che dovete fare. Adesso utilizzerò i tarocchi e ne metterò almeno 5 per ogni settore. Iniziamo dall'amore. Che cosa accadrà in amore a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2 nell'anno 2021? Quindi quali saranno gli eventi più importanti che accadranno in amore nell'anno 2021 a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Che cosa accadrà in amore a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2 nell'anno 2021? Cosa accadrà in amore? Allora, c'è la carta della Regina di Spade. Cosa accadrà in amore? C'è la carta della ruota, cosa accadrà in amore? Poi c'è la carta del 6 di coppe, questa è la persona che avete incontrato nel passato, vite passate. Poi c'è la carta del 3 di bastoni, cosa accadrà in amore? A quelli che hanno scelto il gruppo numero 2, cosa accadrà in amore nel 2021? A quelli che hanno scelto il gruppo numero 2, cosa accadrà in amore? Cosa accadrà in amore a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? E poi c'è la carta dell'otto di spade al contrario. Fondo del mazzo c'è la carta del cavaliere di bastoni. La parola chiave che vedo per voi in questa lettura dell'amore è il cambiamento. Quindi ci saranno delle trasformazioni per voi durante quest'anno che vedo essere molto positive perché a mio avviso siete voi stessi che volete un cambiamento, lo vedo con la carta della Regina di Spade, che è una persona che in questa carta è seduta ed è molto intenta a guardare verso queste bandiere, oppure verso una specifica direzione. Guarda caso, subito dopo c'è la carta della ruota che indica appunto il cambiamento, un cambiamento che è positivo, che è favorevole. Quindi a mio avviso quest'anno voi avete proprio la voglia di cambiare e se voi siete single, volete cambiare questa situazione, volete trovarvi in una relazione dove c'è un amore che è corrisposto e ben equilibrato, se voi siete in rapporti che sono instabili, ad esempio siete in attesa di qualcuno da diverso tempo, un ex che ritorni, eccetera, io vedo che voi non volete stare più di tanto in attesa, volete vedere un cambiamento nella vostra vita. Lo stesso accade se siete nell'ambito di un rapporto che è stabile. Volete che ci sia una trasformazione nell'ambito della stessa coppia e vedo che questo sta arrivando. Vedo che voi siete molto determinati, molto decisi a volere appunto questa fase di rinnovamento in ambito sentimentale o comunque in ambito emotivo. Con la carta del 6 di coppe vedo che ci saranno dei momenti particolarmente armoniosi che voi passerete con qualcuno. Vedo la possibilità di una riconciliazione con una persona del passato, con una persona con la quale appunto vi siete incontrati già in altre vite. Quindi sentirete quel legame molto stretto con una persona in particolare. E questo è un evento che è voluto effettivamente dal destino con la carta della ruota. Quindi è destino che voi e questa persona praticamente vi incontriate. Se voi siete in una relazione che è già stabile, vedo dei momenti particolarmente positivi ed armoniosi che avrete con la persona con la quale siete in relazione. Vedo anche la possibilità per voi di avere dei bambini oppure di prendervi degli animali domestici, come ad esempio un cane oppure anche un altro tipo di animale. Però insomma vedo questi momenti molto semplici, però ricchi di amore, ricchi di emotività che passerete insieme a qualcuno. Con la carta del 3 di bastoni vedo che c'è la voglia da parte vostra di cavalcare l'onda giusta. Ecco perché vi dico che
voi non volete restare fermi durante quest'anno, vedo che avete proprio voglia di un cambiamento, sentite che è il momento di agire, di rischiare, di guardare in avanti, di muovervi, di non stare fermi, di cogliere delle occasioni nel momento in cui praticamente si verificano e si manifestano. E con la carta dell'otto di spade, che al contrario, vedo che vi libererete da una situazione che per voi è stata come una sorta di prigionia, come una sorta di restrizione, di limitazione, che potrebbe essere dovuta a questioni semplicemente mentali, cioè ad esempio eravate voi stessi che con i vostri stessi pensieri oppure le vostre credenze vi siete posti in una situazione di trappola oppure di limitazione, oppure potrebbe essere dovuto a circostanze esterne. C'è una situazione praticamente che si sblocca, voi stessi vi sbloccate e volete questo, voi volete questo cambiamento, volete andare in avanti. Sul fondo del mazzo c'è la carta del cavaliere di bastoni, quindi questo significa che durante quest'anno voi vi volete muovere, volete correre, volete seguire il vostro istinto, i vostri impulsi. E soprattutto volete seguire le vostre passioni. Non ci penserete più di tanto prima di fare alcune cose, vi lancerete e basta. E vedo incontri passionali con una persona, momenti particolarmente positivi, ma soprattutto molta determinazione da parte vostra nel produrre un cambiamento positivo nella vostra vita. Adesso invece vediamo per il lavoro. Che cosa succederà per quanto riguarda il lavoro a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Cosa succederà a livello lavorativo? C'è la carta del folle. Cosa succederà a livello lavorativo a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Cosa succederà a livello lavorativo? C'è la carta del 5 di coppe, la carta del re di denari. Cosa succederà a livello lavorativo? C'è la carta del 2 di spade. Cosa succederà a livello lavorativo? E c'è la carta della torre. Fondo del mazzo c'è la carta del 7 di spade. Allora, per quanto riguarda il settore lavorativo, non mi meraviglio che ci sia la carta dell'oracolo che parla dell'equilibrio, perché effettivamente vedo una situazione che è un pochettino instabile e questo è rappresentato anche dalla carta della torre che parla appunto di mancanza di sicurezza oppure di instabilità, di destabilizzazione o anche di cambiamenti abbastanza rilevanti che si potrebbero verificare nel settore lavorativo durante quest'anno. Con la carta del folle vedo che ci sono delle opportunità che praticamente si presenteranno a voi durante quest'anno. Si può trattare di un nuovo lavoro, voi potreste iniziare una nuova carriera. Oppure si potrebbe trattare ad esempio di nuovi progetti, nuove idee e voi sarete pieni di energia e c'è questa volontà praticamente di rischiare, di lanciarsi in qualcosa. La carta del 5 di coppe dopo però mi fa pensare che voi potreste provare del dispiacere per la scelta che avete fatto. Oppure ancora si potrebbe trattare della vostra volontà praticamente di lasciare perdere, di cogliere una particolare occasione, oppure di continuare lungo quel percorso. Quindi c'è questa idea di abbandono di un'idea, di abbandono praticamente di un progetto che voi avevate, c'è del dispiacere che è legato a quello. La situazione vedo che poi andrà successivamente migliorando con la carta del re di denari, perché questo parla di stabilità, di sicurezza finanziaria, di successo, di maggiore stabilità. Il re di denari però potrebbe anche rappresentare un uomo più grande che ha molta stabilità a livello economico ed è una persona che vi saprà dare dei consigli e che vi incoraggerà e vi supporterà nella vostra carriera. Ad un certo punto di quest'anno vedo che con il 2 di spade vi troverete in mezzo ad un conflitto, specialmente a livello mentale, per quanto riguarda delle scelte che voi dovete fare. Potreste essere divisi tra due scelte oppure tra due situazioni e non sapete esattamente che cosa fare. E questa mancanza di chiarezza non vi dà la possibilità di scegliere in maniera obiettiva. È possibile che si verifichi ad esempio un evento inaspettato che vi porta poi a dover fare delle scelte, ma non sapete esattamente come agire in quella situazione. La carta del 7 di spade che abbiamo visto sul fondo del mazzo sta ad indicare due cose: o che voi avete a che fare con delle persone che potrebbero agire alle vostre spalle in ambito lavorativo, potrebbero rubare i vostri progetti, le vostre idee,
potrebbero essere non corrette nei vostri confronti, quindi dovete fare attenzione, oppure potrebbe indicare che voi dovete far uscire fuori le vostre risorse, dovete essere più flessibili, dovete cercare di adattarvi maggiormente al cambiamento di alcune situazioni in ambito lavorativo, trovare specialmente il vostro equilibrio. Il fatto che ci sia una carta che dice l'unica persona che devi compiacere sei tu, se ne indicare che voi dovete fare attenzione a rispettare voi stessi, quindi a non farvi calpestare da altre persone per quanto riguarda il vostro lavoro, non vi lasciate influenzare dagli altri, insomma cercate di restare fedeli a quella che è la vostra visione. Da un punto di vista finanziario, durante quest'anno dovete mantenere un buon equilibrio, non dovete eccedere nelle spese né negli investimenti. Cercate di mantenere una posizione che sia abbastanza solida e sicura, il che lo vedo con la carta del Re dei Denari, quindi anche se sperimenterete ad esempio delle perdite in termini finanziari, vedo che poi successivamente ci sarà una ripresa. Con la carta del Due di Spade della Torre, il consiglio che vi do è che se vi trovate di fronte ad una situazione che non sapete come trattare oppure come gestire, cercate di avere un supporto da una persona che ha molta esperienza, si può trattare dello stesso Re di Denari. Cercate di prestare attenzione alle persone con le quali avete a che fare in ambito lavorativo, specialmente se sentite a livello istintivo che non vi potete fidare. O comunque cercate di mantenere sempre un atteggiamento flessibile quando ci sono dei cambiamenti nel settore professionale. Insomma, cercate di tirare fuori le vostre capacità, di sapervi adattare alle situazioni, di compiacere specialmente voi stessi e di mantenere un vostro equilibrio. Per quanto riguarda il settore della salute, che cosa accadrà a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2 in ambito della salute nel 2021? Cosa accadrà in ambito della salute a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Allora, c'è la carta della Re di Spada al contrario. Cosa succederà nell'ambito della salute a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? C'è la carta del 9 di Coppe. Cosa accadrà in ambito della salute a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? C'è la carta della 6 di Spade. Cosa accadrà in ambito della salute a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2 nel 2021? Cosa accadrà nell'ambito della salute? Poi c'è la carta del Re di Coppe, cosa accadrà nell'ambito della salute a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2. E c'è la carta del Cavaliere di Denari al contrario, fondo del mazzo c'è la carta del Diavolo. Per quanto riguarda il settore della salute, con la carta del Re di Spade al contrario, vedo che voi vi potreste sentire molte volte fuori controllo, nel senso che ci saranno delle situazioni esterne che sembreranno essere più grandi di voi e a voi vi sembrerà praticamente di non avere la forza oppure il potere o il controllo di gestire la situazione. Inoltre, il Re di Spade al contrario sta anche ad indicare una persona che potrebbe avere difficoltà ad esprimere la propria verità, quindi a rispettare la sua autenticità, come abbiamo visto prima con la carta dell'oracolo. Se state ricevendo un trattamento per delle questioni di salute, vi potrebbe sembrare che le persone con le quali voi avete a che fare non siano in grado di ascoltare i vostri bisogni, quindi vi sentite quasi come se foste senza potere. Invece dovete cercare di assicurarvi che i vostri bisogni siano sempre ascoltati dagli altri. Questa situazione comunque sta già migliorando, lo vedo con la carta del 9 di coppe, quindi se state attraversando delle difficoltà in termini di salute, vedo che ci sarà un miglioramento. Se voi invece già state bene, è semplicemente una conferma di questo, vedo gioia, felicità, vedo anche la voglia di prendersi maggiormente cura di se stessi, vedo anche che un vostro desiderio si potrebbe realizzare, quindi questo significa che se avete riscontrato delle difficoltà oppure avete avuto delle preoccupazioni, vedo che riuscirete praticamente a superarle. Il fatto che la vostra salute andrà verso il miglioramento durante quest'anno lo vedo anche con la carta del 6 di spade, quindi andrete verso una maggiore calma, una maggiore tranquillità, vi prenderete maggiormente cura di voi. Anche la carta del Re di Coppe è una conferma di questo, sta ad indicare anche che dovete cercare di trattarvi con maggiore empatia e con maggiore dolcezza e sarete fondamentalmente più positivi per quanto riguarda la vostra salute.
La carta del cavaliere di denaro al contrario però vi mette in guardia a non estremizzare determinati comportamenti. Ad esempio, alcuni di voi potrebbero diventare eccessivamente pigri, lasciare perdere la dieta, lasciare perdere gli esercizi fisici e quindi essere fondamentalmente fermi. E la carta del diavolo che abbiamo visto sul fondo del mazzo potrebbe appunto indicare questa forma di estremismo che potreste vivere in quel senso lì. Mentre dall'altro lato alcuni di voi potrebbero sperimentare l'esatto opposto, ad esempio essere fissati con la dieta, essere fissati con la ginnastica, eccetera. Anche questa è un'energia che non è in equilibrio. Per cui insomma dovete cercare di trovare il giusto compromesso tra le cose ed agire sempre in moderazione, perché altrimenti questo si manifesta e si riflette anche a livello di salute. La carta del diavolo potrebbe anche indicare la dipendenza da sostanze oppure da cose che potrebbero nuocere alla vostra salute, quindi cercate sempre di mantenere una giusta moderazione. Adesso vediamo dal punto di vista spirituale che cosa è che accadrà, quindi cosa accadrà a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2 dal punto di vista spirituale nel 2021, che cosa è che accadrà a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2, c'è la carta dell'8 di bastoni, cosa accadrà dal punto di vista spirituale a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2, c'è la carta del 4 di coppe, cosa accadrà dal punto di vista spirituale a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2. Poi c'è la carta del 7 di spade, c'è la carta della morte, questa è la trasformazione. Cosa accadrà dal punto di vista spirituale a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Cosa accadrà dal punto di vista spirituale? E c'è la carta del 4 di spade. Fondo del mazzo c'è la carta dell'8 di coppe. Per quanto riguarda il settore spirituale, vedo che ci sarà una profonda trasformazione per voi, vedo che le manifestazioni saranno particolarmente veloci. Alcune di queste potrebbero creare un senso di insoddisfazione in voi e anche di negatività, però sapete bene che voi siete i creatori della vostra realtà, per cui dovete prestare attenzione a ciò che pensate, a ciò che provate, a come agite. Non potete più ingannare voi stessi e ci saranno delle situazioni quest'anno che vi porteranno ad essere più determinati nell'avere un cambiamento nella vostra vita. Ci saranno degli eventi che vi faranno capire che dovete prendervi cura di voi, che dovete cercare di fare un viaggio dentro voi stessi, di andare a scavare dentro la vostra anima, di fare introspezione. Vi potreste trovare ad abbandonare delle credenze spirituali che prima invece avevate e a mettervi alla ricerca del vostro unico percorso spirituale. Potreste sentire il bisogno di essere maggiormente in solitudine o comunque di rallentare, di ascoltare di più la vostra voce interiore. Alcuni sceglieranno di meditare di più oppure di ricevere un supporto esterno da parte di una persona che li possa guidare in queste pratiche, però vedo che ci sarà una profonda trasformazione per voi che sarà positiva e in allineamento con quello che è il vostro percorso. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2, adesso passo al gruppo numero 3. Per tutti quelli che hanno scelto il gruppo numero 3, iniziamo innanzitutto a vedere con gli oracoli quali sono i vostri messaggi nel settore dell'amore. Il primo messaggio è: entra nel tuo pieno potere. Poi, perdono e dipende da te. Allora, questo significa che voi nell'anno 2021 dovete entrare maggiormente nel vostro pieno potere. Significa che non vi dovete lasciar calpestare dagli altri, dovete essere nella vostra forza, vi dovete far valere, dovete rispettare la vostra autenticità. Tutto questo dipende essenzialmente da voi. Sta a voi fissare delle difese che siano sane nei confronti degli altri. C'è qualcosa che è legato al perdono. Alcuni di voi potrebbero avere difficoltà a perdonare qualcuno oppure qualcuno che si vuole far perdonare da voi e ovviamente sta a voi scegliere poi se fare o meno questa cosa, quindi se perdonare oppure se accettare il perdono.
da parte di una persona. Adesso vediamo nel settore del lavoro quali sono i messaggi per voi. C'è la carta di non avere resistenze, poi 88-88 abbondanza finanziaria, equilibrio ed infinito. Questa è una cosa molto positiva, potreste vedere spesso il numero 88-88 oppure il numero 8 in generale. Sta ad indicare che ci sono dei soldi in arrivo, c'è un'abbondanza finanziaria, non dovete avere resistenze, quindi nessuna forma di pensiero o credenze limitanti. Poi c'è la carta di è vero. Questo sta ad indicare che voi potreste avere dei dubbi sulle vostre capacità di attrazione del denaro, ad esempio, oppure sulla possibilità che ci possa essere un'abbondanza finanziaria. Magari non ci credete veramente, avete dei dubbi, avete delle resistenze, quindi dovete cercare di andare a lavorare sui vostri blocchi. Dovete credere che questo sia possibile, che sia vero. Poi ancora nel settore della salute abbiamo la carta che dice focalizza la tua attenzione su di te. Poi c'è la carta di purificare e c'è la carta di occorre equilibrio. Quindi questo significa che dal punto di vista della salute voi dovete purificare le vostre energie. Dovete cercare di essere in una energia che è molto più positiva, quindi circondarvi di persone che non sono tossiche, oppure di non avere delle abitudini che sono tossiche, oppure che vi portano ad essere fuori equilibrio. Cercate anche di focalizzare di più l'attenzione su di voi, quindi di prendervi maggiormente cura di voi stessi. Dal punto di vista spirituale, abbiamo la carta che dice mantieni alte le tue vibrazioni, poi tranquillità e ascolta la tua intuizione. Da un punto di vista spirituale, voi state andando verso una maggiore tranquillità. Dovete cercare di mantenere più alte le vostre vibrazioni, quindi di fare delle cose che vi aiutano a sentirvi un'energia che è molto più positiva e dovete ascoltare di più la vostra intuizione, perché in questo modo non vi sbaglierete. Adesso vediamo con i tarocchi di capire di più settore per settore. Metterò almeno 5 carte per ogni settore. Iniziamo dall'amore. Quali saranno gli eventi più importanti in amore per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3 nel 2021? Che cosa accadrà in amore a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Allora, subito c'è la carta del 2 di coppe. Cosa accadrà in amore? C'è la carta del 3 di coppe. Cosa accadrà in amore a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Poi c'è la carta del 10 di bastoni. Cosa accadrà in amore? C'è la carta del fante di denari. Cosa accadrà in amore a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Poi c'è la carta del 4 di spade, la carta del re di spade. E la carta del 3 di denari. Fondo del mazzo c'è la carta dell'8 di bastoni, quindi tanti messaggi, tanta comunicazione durante quest'anno tra voi e qualcuno in particolare con il quale c'è un legame molto forte. Lo vedo con la carta del 2 di coppe. Quindi, se voi siete single, assolutamente vedo la possibilità per voi di conoscere qualcuno. Lo potreste fare attraverso un gruppo di amicizie oppure anche attraverso i social media, non lo posso escludere. E ci sarà un legame molto forte con questa persona, c'è una buona sintonia, una buona intesa. Se voi siete nell'ambito di un rapporto che non è molto stabile, io comunque vedo l'arrivo di questa persona. Se sia una persona che già conoscete, non so, c'è questa possibilità perché c'è 3 di coppe che molte volte parla di riconciliazione. Però per altri si può trattare anche di una persona completamente nuova. Se voi siete nell'ambito di un rapporto stabile, è semplicemente una conferma che il vostro rapporto è abbastanza solido. Vedo che c'è una buona intesa, una buona sintonia. Ci sarà però una situazione durante quest'anno che per voi potrebbe risultare pesante dal punto di vista emotivo. C'è un peso che evidentemente dovete rilasciare. Ci sarà un momento in cui sentirete il bisogno di prendervi maggiormente più tempo per voi stessi, come potete vedere con la carta del 4 di spade. Quindi ci sarà un momento in cui vi rinchiuderete maggiormente in voi stessi, potreste essere più logici e distaccati nei confronti di una persona. Quindi,
più freddi dal punto di vista emotivo, però poi vedo che c'è questa volontà di collaborare, di lavorare insieme. Quindi nel rapporto che voi avrete con qualcuno quest'anno, vedo che ci saranno dei momenti di grande intesa che sono misti a momenti in cui la situazione si potrebbe fare più pesante, al punto tale che poi potreste decidere praticamente di stare di più per i fatti vostri, di prendervi maggiormente cura di voi stessi, e poi ci sta da capo questa voglia però di lavorare insieme, di trovare una soluzione, perché c'è un rapporto molto forte tra voi e questa persona, quindi vedo un'intesa davvero notevole. Potreste avere a che fare con una personalità che è molto forte, logica, a volte fredda dal punto di vista emotivo. E questo magari vi potrebbe spingere a isolarvi di più da questa persona, perché magari non vi sentite trattati come vorreste essere trattati, però poi c'è sempre questa volontà di trovare una soluzione insieme. Ecco perché c'è la carta del perdono, perché durante quest'anno con questa persona potreste sperimentare queste fasi alterne, magari poi vi chiede scusa e la situazione si ristabilisce. Dovete entrare nel vostro potere perché dovete esprimere i vostri bisogni, non dovete avere paura di farlo, perché molte volte succede che voi tendete ad accumulare tanto al punto tale da non farcela più dopo, no? E invece è molto meglio parlare prima e cercare di risolvere il problema fin da subito. Però insomma nel complesso vedo una buona sintonia, una buona collaborazione con una persona durante quest'anno, quindi che voi siate singolo oppure in coppia. Vedo che dal punto di vista sentimentale ci saranno delle soddisfazioni. Adesso vediamo cosa accadrà nel settore lavorativo, quindi che cos'è che accadrà nel 2021 nel settore lavorativo, quindi conoscete il gruppo numero 3. Cosa accadrà nel settore lavorativo, a quelli che conoscete il gruppo numero 3. Cosa accadrà nel settore lavorativo, a quelli che conoscete il gruppo numero 3. C'è la carta del cavaliere di bastoni. Cosa accadrà nel settore lavorativo, a quelli che conoscete il gruppo numero 3. Poi c'è la carta della regina di denari. Cosa accadrà nel settore lavorativo? C'è la carta della luna, la carta del 10 di spade. Cosa accadrà nel settore lavorativo? E c'è la carta del diavolo. Fondo del mazzo c'è la carta del papa. Allora, la carta del cavaliere di bastoni è molto positiva perché è una carta che indica grande entusiasmo, la volontà di fare delle cose diverse, di muoversi, c'è molta carica, molta energia, determinazione. Quindi voi durante quest'anno molte volte farete delle scelte impulsive per quanto riguarda il lavoro, alcuni di voi potrebbero iniziare cose completamente nuove, nuovi lavori, nuovi progetti. C'è anche forse un senso di impazienza da una parte se fate un lavoro d'ufficio oppure un lavoro che non vi consente di muovervi, perché voi vi vorreste muovere, avete molta energia, molta determinazione. Quindi, insomma, dovete cercare di fare un tipo di attività che vi consente del movimento. Da un punto di vista finanziario, il cavaliere di bastoni indica un movimento di denaro in un senso positivo. Quindi ci sono dei soldi che appunto arrivano a voi, l'ho visto anche con la carta dell'8888 che appunto parlava di abbondanza finanziaria, quindi prima che questi soldi arrivino vedrete la sequenza del numero 8 molto spesso. Cercate semplicemente di pensare prima di spendere, perché molte volte questa carta potrebbe anche parlare di impulsività in termini di spesa, quindi insomma cercate di fare attenzione in quel senso lì. La regina di denari subito dopo è un'altra carta molto positiva perché parla di una persona che è pratica, è capace, è una persona che è ben organizzata, è una persona di successo, che è molto brava nel suo lavoro, sa fare le sue cose, è una persona che ha stabilità e che ha sicurezza a livello economico, quindi questo è veramente un buon segno per voi perché durante quest'anno potreste sperimentare maggiore stabilità a livello finanziario. La regina di denari potrebbe anche rappresentare una donna che vi potrebbe aiutare dal punto di vista della carriera, una persona che vi potrebbe dare dei consigli. Quindi vedo delle cose positive, però successivamente vedo anche delle situazioni in cui potreste sperimentare delle difficoltà. La carta della luna, infatti, sta ad indicare una confusione oppure una situazione che è poco chiara per quanto riguarda la vostra vita lavorativa oppure le persone con le quali vi trovate a lavorare. Vedo che c'è la possibilità da parte di qualcuno
di essere scorretto nei vostri confronti, perché c'è la carta del 10 di spade che parla di una persona che viene colpita alle spalle. Potreste avere a che fare con delle persone di cui non vi dovete fidare facilmente. La carta del diavolo ne è un'ulteriore conferma. Si può trattare di qualcuno che vi potrebbe sabotare dal punto di vista lavorativo. Se non si tratta di una persona, significa che voi sperimenterete una situazione durante quest'anno nella quale non saprete esattamente come muovervi, quindi ci sarà una mancanza di chiarezza ed una confusione. Alcuni di voi potrebbero decidere anche di chiudere con il proprio lavoro perché è come se vi sentiste in una sorta di trappola, vorreste forse cambiare. Altri invece potrebbero tendere a lavorare troppo al punto tale da esaurirsi. Quindi attenzione a non avere una sorta di dipendenza lavorativa, insomma cercate di fare le cose con moderazione. La carta del Papa vi suggerisce di mantenere un atteggiamento che è abbastanza conforme a quelle che sono le regole, quindi cercate di fare cose che non siano anticonvenzionali. Voi potreste diventare un esempio per gli altri dal punto di vista lavorativo, oppure ci potrebbe essere una persona che vi potrebbe aiutare lungo il vostro percorso, quindi una persona da cui voi prenderete esempio. Inoltre questa carta vi potrebbe anche indicare che questo è il tempo per iniziare uno studio di qualcosa che voi avete voluto fare da sempre all'interno di un'istituzione che è ben riconosciuta. Da un punto di vista finanziario, questa carta indica che potete cogliere delle opportunità di investimento, ma sempre secondo dei metodi convenzionali, nulla di eccessivamente rischioso. Lo stesso riguarda le vostre spese, insomma, cercate di non eccedere nelle spese, anche perché la carta del diavolo molte volte indica quello. Quindi nel complesso, da un punto di vista lavorativo, vedo che ci saranno dei successi per voi durante quest'anno, ci sarà abbondanza economica, però ci saranno anche delle situazioni in cui vi sentirete smarriti oppure nelle quali pensate di non potervi fidare di alcune persone con le quali avete a che fare a livello lavorativo. Cercate di seguire dei percorsi che siano convenzionali, di dedicarvi allo studio di qualcosa se sentite di voler far così e soprattutto di non eccedere negli investimenti oppure nelle spese. Adesso vediamo dal punto di vista della salute, quindi che cos'è che accadrà dal punto di vista della salute a quelli che conoscete il gruppo numero 3 nell'anno 2021. Quali novità ci sono per quanto riguarda la salute? Che cosa accadrà? Allora, c'è la carta del mago. Cosa accadrà dal punto di vista della salute a quelli che conoscete il gruppo numero 3? Poi c'è la carta della temperanza. Cosa accadrà dal punto di vista della salute a quelli che conoscete il gruppo numero 3? C'è la carta del 10 di coppe. Cosa accadrà dal punto di vista della salute a quelli che conoscete il gruppo numero 3? Cosa accadrà dal punto di vista della salute? C'è la carta della ruota. Cosa accadrà dal punto di vista della salute a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Cosa accadrà dal punto di vista della salute a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? C'è la carta della stella. Fondo del mazzo c'è la carta del 5 di spade. Con la carta del mago vedo che se avete avuto problemi di salute questi verranno superati e lo potete fare in particolare provando dei metodi che siano alternativi. La carta del mago parla anche di manifestazione, voi stessi influite sulla salute del vostro corpo attraverso quello che pensate, quello che provate, quello che fate, quindi cercate sempre di purificare le vostre energie e di avere un equilibrio che è rappresentato anche dalla carta della temperanza. La temperanza indica che per avere una buona salute bisogna avere moderazione. Quindi se voi ad esempio avete delle dipendenze da sostanze oppure da abitudini che sono malsane, dovete cercare di riprendere il controllo, quindi di avere maggiore moderazione.
Con la carta del 10 di coppe vedo che qualsiasi tipo di cambiamento voi apporterete per migliorare il vostro stile di vita e la vostra salute, vedrete ben presto i benefici, anche perché c'è la carta della ruota che indica dei cambiamenti. Se voi non lo farete, sarà l'universo stesso che vi spingerà in tal senso. Con la carta della stella, poi in particolare, vedo che se avete avuto delle difficoltà riuscirete a superarle. Quindi ci sarà molto ottimismo per quanto riguarda la vostra salute, vedo che starete particolarmente bene. Se avete sperimentato dei problemi, li supererete. Cercate di purificare le vostre energie, di prendervi maggiormente cura di voi e soprattutto di trovare un giusto equilibrio. La carta dei 5 di spade sul fondo del mazzo sta ad indicare che molte volte voi vi trovate ad alimentare delle situazioni che vi portano stress, ansia, oppure delle situazioni che si riflettono dal punto di vista della salute, ad esempio quando litigate con qualcuno e vi intossicate nei confronti di una persona, benissimo potreste evitare quella situazione. Quindi cercate di prendervi maggiormente cura di voi stessi e soprattutto non fate autosabotaggio. Cercate di andare direttamente alla radice del problema e di evitarlo, quindi purificate le vostre energie, evitate persone o situazioni tossiche e ne beneficerete dal punto di vista della salute. Adesso vediamo che cosa accadrà dal punto di vista spirituale, quelli che hanno scelto il gruppo numero 3 nel 2021, cosa accadrà dal punto di vista spirituale a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3. Cosa accadrà dal punto di vista spirituale a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Allora, c'è la carta del 4 dei bastoni. Cosa accadrà dal punto di vista spirituale a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3 nel 2021? Poi c'è la carta del 9 di bastoni, la carta dell'asso di coppe. Cosa accadrà dal punto di vista spirituale a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3 nel 2021? Cosa accadrà dal punto di vista spirituale a quelli che hanno scelto il gruppo numero 3 nel 2021? Ok, ci sono tantissime altre carte. A fondo del mazzo c'è la carta del 2 di spade. Poi ci sono le carte della torre, del 4 di coppe, la carta del 2 di denari, la carta dell'imperatore, la carta del 7 di bastoni, la carta del 7 di coppe, la carta del 2 di bastoni e la carta del 6 di bastoni. Quindi vi vado ad interpretarne una ad una. Da un punto di vista spirituale, con la carta del 4 di bastoni, vedo che ci sarà maggiore stabilità per voi, cosa che avevo visto anche con la carta dell'oracolo. E vedo anche che potreste partecipare a delle cerimonie oppure a dei riti, a degli eventi spirituali oppure religiosi durante quest'anno. Con la carta del 9 di bastoni vedo che effettivamente alzerete le vostre difese per difendere la vostra energia. Vedo anche che potreste aver attraversato un periodo difficile, però in ogni caso avete imparato le vostre lezioni e siete pronti per muovervi in avanti lungo il vostro percorso spirituale. La carta dell'asso di coppe sta ad indicare che vi aprirete di più all'amore, sarete più ricettivi ai messaggi che l'universo praticamente vi manderà, sentirete più amore intorno a voi, inoltre anche una maggiore connessione con gli spiriti. Potreste scoprire dei doni spirituali oppure delle abilità psichiche. Successivamente, con la carta della torre, vedo che ci potrebbe essere un evento che potrebbe letteralmente destabilizzarvi. Questo evento potrebbe portare ad una distruzione delle vecchie credenze, quindi portarvi ad avere una sorta di crisi a livello spirituale oppure a livello di fede. Potreste mettere in discussione tutto ciò in cui voi credete. Vedo anche che c'è una sorta di insoddisfazione da parte vostra e magari una difficoltà a trovare il vostro giusto percorso, il vostro equilibrio in quella circostanza. E con la carta dell'imperatore vedo che potreste essere particolarmente duri nei confronti di voi stessi e molte volte potreste avere difficoltà ad aprirvi di più dal punto di vista spirituale, perché l'imperatore è una persona che è molto dura, una persona che magari è più orientata alle cose che sono materiali e quindi mette da parte la spiritualità. Quindi ci potrebbe essere una crisi che voi attraverserete durante quest'anno, dopo un periodo che invece vi sentivate maggiormente in equilibrio da quel punto di vista. Quindi
Con la carta del 7 di bastoni, del 2 di bastoni e del 6 di bastoni, così come del 2 di spade che è sul fondo del mazzo, però vedo che questa situazione andrà cambiando. Vedo infatti che voi state cercando di capire bene quale percorso spirituale esplorare e se qualcuno vi prenderà in giro oppure non crederà in quello in cui voi credete, vi farete valere. Vi saprete difendere, quindi non avrete paura di scoprire nuove cose, di conoscere ad esempio una nuova religione oppure un nuovo percorso spirituale. C'è la volontà da parte vostra di scegliere secondo la vostra intuizione. Infatti anche questa carta lo dice: ascolta la tua intuizione, non vi lasciate condizionare dagli altri, mantenete alte le vostre vibrazioni. Perché vedo che in questa operazione avrete successo con la carta del 6 di bastoni e voi potreste diventare un esempio per gli altri. Quindi nel complesso vedo che dal punto di vista spirituale voi durante quest'anno potreste attraversare una crisi, perché inizierete a mettere in discussione tutto ciò in cui voi credete, vi potreste allontanare dalla spiritualità oppure da una religione in particolare, per poi scoprire esattamente che cosa è che voi veramente volete e lo difenderete, e in questo poi farete la scelta giusta. Molte persone vi riconosceranno dei meriti e voi soprattutto vi sentirete vincenti perché capirete che quello che è ciò che veramente volete, quindi ve ne fregherete fondamentalmente degli altri. Questo vi porterà ad avere una maggiore tranquillità. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!